Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Allora, intanto iniziate ad abituarvi a questo setup che vedete, che è probabilmente un setup che vedrete più spesso durante quest'estate. Il motivo ve lo spiegherò a breve in un video, ma comunque quest'oggi non sono qui a parlare di questo, né tantomeno della mia bellissima camicia a tema Pikachu, per la quale non mi hanno pagato per indossarla. Iniziamo con il discorso che volevo fare. Allora, come primissima cosa io ci tengo a ringraziarvi per quanto riguarda il video teoria di domenica, perché l'avete recepito in una maniera incredibile. Vi ho visti entusiasti, avete lasciato un sacco di commenti positivi, anche dei commenti giustamente di critica che sono stati molto utili. In questo momento non ho ancora risposto a tutti i commenti, ma quando uscirà questo video calcolo di farlo. Quindi grazie mille a tutti per il supporto. Sono contento che le mie teorie si stiano emancipando. Sono sempre stato considerato un teorizzatore di serie B. Mi sembra dalla ricezione che state avendo di questi video che la cosa stia cambiando, quindi grazie mille. E a tal proposito, proprio in virtù del successo che abbiamo fatto, ci tenevo a proporvi un paio di cose. La prima cosa, che se volete anche banale, è quella di condividere questo video teoria. Condividetelo nei gruppi a tema Pokémon che ve lo permettono, ovviamente non andate a spammarla a caso, ma facciamoci sentire come community, facciamo sentire quel video, facciamo sentire la nostra presenza, perché oltre ad aumentare la nostra community, che fa sempre bene perché è sempre bello interagire con nuove persone, comunicare con nuove persone, secondo me è un video che dalla sua portata potrebbe portare a un dibattito ancora più acceso e magari creare in altre persone dei contenuti proprio relativi a queste teorie. Quindi se volete, se potete, su gruppi, su Instagram, in qualsiasi posto vi sia consentito e in qualsiasi posto ve la sentiate, condividete il video teoria. Lo trovate nelle schede, in descrizione, nel primo commento, ve lo metto ovunque. Condividetelo per far crescere la nuova community e per generare in generale nuovo interesse e nuovo intrattenimento per quanto riguarda le teorie. Ma la seconda cosa che vi voglio proporre è una cosa ancora più grande. Mi piacerebbe davvero tantissimo che ci sia sotto quel video teoria una traduzione in lingua inglese, perché è vero, siamo una community italiana e dobbiamo esserne orgogliosi, ma dobbiamo anche far sentire questo orgoglio all'estero. Ma allo stesso tempo vorrei che all'interno di questo video teoria non ci sia solo qualcosa di mio, ma anche materialmente qualcosa di vostro. E quindi chiedo a chi ha del tempo, a chi ha della voglia, di provare a tradurre il video teoria insieme a me come community. Seguitemi un attimo, vi faccio vedere com'è possibile tutto ciò. Allora ragazzi, i passaggi sono molto semplici. Appena vi trovate nella schermata del video da desktop, premete i tre puntini che trovate sulla linea in cui c'è anche la barra dei mi piace e dei non mi piace. In questo momento starete vedendo in editing il filmato, quindi vi sarà tutto più chiaro. Una volta premuto su quei tre puntini, selezionate aggiungi traduzioni. Il sito dovrebbe rinviarvi a una pagina dalla quale potrete selezionare la lingua di traduzione. Andate dove c'è scritto italiano e cambiate la lingua, inserendo ovviamente inglese. Non credo sia molto importante quale inglese dobbiate inserire, selezionate comunque nel dubbio l'inglese degli Stati Uniti, che è quello probabilmente più universale. Una volta impostata la vostra lingua, dovreste essere pronti per tradurre il video. Avrete il video a destra, mentre a sinistra le zone in cui inserire le traduzioni, che a seconda delle parole che vedrete nel video dovrete spostare in quella barra che trovate per l'appunto sotto il video, esattamente come vedete fare all'interno del file che vi starò mettendo in editing. Una volta inseriti i sottotitoli che avrete messo, siano essi tanti o pochi, andate in alto a destra della pagina e selezionate invia contributo. Mi raccomando, è fondamentale a questo punto che nella finestra che vi si apre voi selezioniate no, perché i sottotitoli ovviamente non sono ancora pronti, perché qualcuno dovrà lavorare insieme a voi a tutto ciò. Selezionate no, consenti ad altri di continuare a lavorarci, e inviate il file. In questo modo, se tutto è corretto, dovrebbe essere accettato in tempo breve. Secondo me sarebbe davvero fantastico realizzare questo lavoro di gruppo e questo lavoro di community, per far vedere anche l'unità che ci contraddistingue. E quindi in un certo senso voglio lasciarvi questo compito, il compito di poter diffondere ancora di più questo video, perché io posso crearlo, posso spammarlo a voi che siete la mia community, ma per uscire dalla mia community c'è bisogno che le persone ne parlino. E se riuscissimo a far arrivare questo video anche all'estero sarebbe davvero l'apoteosi, perché a quel punto potremmo provare, almeno nelle intenzioni, a creare un dibattito non solo nazionale ma anche mondiale. Detto ciò, io penso sinceramente di avervi detto tutto quanto, non credo di aver dimenticato nulla. Spero che anche questo video, per quanto semplice, vi sia piaciuto. Spero soprattutto che il progetto di traduzione vi piaccia e che partecipiate. Fatemi sapere nei commenti se state partecipando, così almeno so chi siete. Detto ciò, vi ricordo ovviamente, se non siete ancora iscritti, di iscrivervi e di lasciare un commento qui sotto in generale, come al solito, per esprimere sempre le vostre opinioni. Passate inoltre dai social, premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.
che sarà Disavventure videoludiche.